Salve, qui ci troviamo nei locali della scuola primaria Primo Levi di Ponte San Lorenzo. In particolare siamo all'interno della classe quarta e ci troviamo qui anche per parlare un pochino di cinema e del rapporto del cinema con la scuola. È un discorso che personalmente insieme ad una collega ho avviato negli anni passati e ho continuato a portare avanti in tutte le scuole nelle quali sono stato ad insegnare, e in particolare qui a Ponte San Lorenzo, perché ormai sono più di 16 anni che sono qui, quindi non è nato, ma è sicuramente cresciuto qui il progetto. Io ho sempre avuto una passione per il cinema fin da bambino, praticamente fin da quando avevo cercato di avvicinare i bambini al cinema di qualità, perché io ho sempre pensato, appunto, anche sulla falsariga di quella che è stata la mia esperienza da bambino, che non esiste il discorso della difficoltà o meno del linguaggio cinematografico per il bambino, o perlomeno esiste, ma può essere superata attraverso un'attività propedeutica da proporre al bambino prima della proiezione del film. E tutto questo naturalmente non è campato in aria, ma è stato sottoposto a continue verifiche in questi anni, perché naturalmente l'attività che poi noi svolgiamo ci serve anche come momento di verifica della validità del discorso che proponiamo. Abbiamo fatto diversi tipi di discorsi relativi alle proposte cinematografiche. E a volte facevamo, diciamo, delle proiezioni cinematografiche tutto l'anno scolastico su un tema ben preciso. Per esempio, anni fa lo facemmo sul tema dell'amicizia, quindi film che esaltavano o comunque riflettevano sulle tematiche. E abbiamo sempre avuto riscontri molto, molto significativi. Al termine del film noi avevamo preparato anche delle schede, abbiamo sempre preparato delle schede, diciamo così, semplici naturalmente, alla portata dei bambini, ma che potessero servire a loro per abituarli ad un minimo di alla possibilità di realizzare delle piccole recensioni. Poi naturalmente in tutto questo tipo di discorso si sono inserite anche le mie, come dire, preferenze in campo cinematografico. E il Settimo Sigillo che ho qui alle spalle, che voi vedete qui questo cartellone realizzato con i bambini alle spalle, è, diciamo, è la prova di tutto ciò. Io ho sempre pensato che questo fosse il film più bello mai girato nella storia del cinema. Naturalmente, come tutte le cose, tutte le preferenze, è una cosa soggettiva, è una mia preferenza soggettiva, però mi è sempre piaciuto creare fin dalla prima, classe della primaria, una grande aspettativa intorno a questo film che io ho visto per la prima volta quando facevo la terza da bambino in televisione, perché appunto facevo i film di qualità a quell'epoca in televisione, e una grande aspettativa fin dalla prima, perché poi gli dicevo: vedrete il film più bello della storia del cinema, avrete la possibilità di vederlo quando farete la quarta o la quinta. Questo naturalmente il riferimento alle varie soggettività presenti nella classe. A volte un film del genere può essere proposto in quarta, a volte è necessario aspettare in quinta, cioè i tempi di maturazione del bambino. E anche quest'anno, qui in quarta, abbiamo presentato il film, ci ha avuto un successo enorme, naturalmente loro erano motivati da quasi 4 anni di attesa, e la sinossi e la recensione del film è stata fatta insieme e i risultati sono stati estremamente positivi, anche perché abbiamo notato che bambini che magari appartengono ad una fascia un pochino più bassa a livello di apprendimento rispetto ad altri hanno manifestato lo stesso tipo di interesse manifestato da chi naturalmente per noi non sarebbe stata una sorpresa in questo campo. Quindi è stata una esperienza estremamente positiva, ed è un'esperienza che io ripropongo alla fine di ogni ciclo, ormai sto riproponendo da tantissimi cicli, e che dà sempre, diciamo così, un riscontro, come dicevo prima, estremamente positivo, tanto che ex alunni, ancora quando li incontro, mi ricordano questo Settimo Sigillo che hanno visto e questa
bellissima partita a scacchi tra la morte e le nostre proposte, ripeto, sono state sempre molto, molto varie. In quinta noi diamo molta importanza anche all'aspetto, diciamo, di film storico, anche per quanto riguarda il discorso didattico legato alla storia. Quindi, per esempio, il prossimo anno io in quinta ho intenzione di proporre bambini Spartacus di Stanley Kubrick in concomitanza con la spiegazione del periodo storico di Roma, riferimento, diciamo, quest'anno, oltre al Settimo Sigillo, posso citare anche altri film che noi abbiamo visto. Mission. L'abbiamo legato un po' al problema degli indios e alle civiltà che abbiamo studiato nel corso della storia quest'anno. Ci sono tante di quelle problematiche in quel film che hanno conquistato i bambini. E inoltre, ecco, avevo dimenticato di dire che noi sempre per la giornata della memoria proponiamo un film sull'argomento. L'anno scorso, quando loro facevano la terza, abbiamo proposto Il grande dittatore di Chaplin. Quest'anno, Arrivederci ragazzi, Louis Malle. E il prossimo 27 gennaio del prossimo anno ho intenzione di proporre un film magari meno conosciuto dal grande pubblico, ma sempre dal mio punto di vista il più bello in assoluto, girato sull'Olocausto, e c'è Capò, un film italiano di Gillo Pontecorvo, tra l'altro ebbe anche una nomination all'Oscar, e appunto lo proporremo in occasione della giornata della memoria. E grazie all'amministrazione comunale abbiamo una scuola nuova nella quale insegniamo e lavoriamo da circa 3 anni, una scuola nuova che ci ha permesso di avere anche una sala cinema a disposizione. È una sala cinema allestita con il contributo dell'Inner Wheel, che ci ha dato una grossissima mano a livello economico e che noi abbiamo inaugurato in un primo tempo e poi inaugurato di nuovo con il contributo dell'amministrazione comunale e dell'assessore Giombolini in particolare, per quanto si riferisce alla denominazione della sala cinematografica. Noi abbiamo pensato di intitolarla a Vittorio De Sica, un regista straordinario e il quale ha avuto un particolare occhio di riguardo per i bambini nelle tematiche dei suoi film. Basta pensare ai Bambini ci guardano, Sciuscià, Ladri di biciclette, insomma, non sto qui a fare l'elenco. E ha fatto a noi enormemente piacere che il maestro Giuliano Montaldo fosse stato presente in quell'occasione alla cerimonia di intitolazione del film. E abbiamo uno schermo cinematografico, un proiettore di ultima generazione, altri, diciamo, supporti tecnologici, e una platea fornita di comodissime sedie che si sono state acquistate dall'amministrazione comunale, una capienza di 80 posti, quindi possiamo tranquillamente proiettare tutti i film che vogliamo. E perché lo facciamo? Qui io penso di arrivare alla conclusione con questa ultima considerazione. Lo facciamo perché ho sempre pensato che il cinema, come la letteratura, può essere uno dei massimi fattori di crescita intellettuale e umana di una persona e quindi anche di un bambino. Molti sostengono, io sono tra questi, per carità, per quel pochissimo che conto, cioè quasi zero, che il cinema è una letteratura per immagini. Il cinema è un momento di riflessione, è un momento di, come dire, di confronto con se stessi, ed è sbagliato, è la cosa più sbagliata al mondo, pensare che un bambino non sia in grado di comprendere certe problematiche che gli vengono proposte. Il segreto, se esiste un segreto, è uno solo: prepararcelo, affrontarlo con una buona preparazione propedeutica e poi guidarlo, naturalmente nei casi più difficili, come può essere le tematiche del Settimo Sigillo, durante la proiezione del film. Vi garantisco che sarà un successo. E vi ringrazio per lo spazio che ci avete regalato. Grazie mille.